Buongiorno, sono Michela e sono un'ostetrica da 27 anni. Attualmente sto lavorando al distretto sanitario dell'USS 6 di Padova. In questo video vi parlerò di posizioni per allattare. Quando inizierai ad allattare ci sono diverse posizioni che puoi utilizzare. La posizione più facile e la più usata è quella classica da seduta. Cerca una posizione comoda e rilassata. Siedi mantenendo la schiena abbastanza diritta, appoggia i piedi su di uno sgabello. Per sostenere il tuo bambino puoi aiutarti con dei cuscini, così da non irrigidire la muscolatura. Tieni il bambino con la testa molto vicino al tuo seno, per succhiare senza la fatica di sostenersi e senza stirare troppo i tuoi tessuti. Sarà il bambino che andrà verso la mamma e mai viceversa. Pancia contro pancia. Solletichiamo le labbra del bambino con il capezzolo per incoraggiarlo a spalancare la bocca. Tutto il suo corpo deve essere sorretto e ben allineato. Orecchio, spalla e anca devono essere in linea. In questo modo la sua posizione sarà corretta per deglutire bene il latte. Questa è la posizione seduta, come potete vedere nell'immagine seguente. Un'altra posizione è quella da sdraiata sul fianco, utilizzata spesso di notte quando può essere comodo allattare stando sdraiate. Mettiti distesa e girati su di un fianco appoggiando il seno scoperto sul materasso. Adagia il bambino vicino a te. Anche lui su di un fianco, con la guancia sul materasso, con il corpo ben allineato e vicino al tuo, pancia contro pancia. Quando avrà preso bene il capezzolo, puoi rilassarti le spalle e puoi anche chiudere gli occhi. Molto utile anche questa posizione, soprattutto perché la notte aumentano le poppate dovute a una maggiore produzione di prolattina. E quindi, attaccandosi più spesso di notte, il neonato stimola maggiormente la produzione di latte. Questa è la posizione da sdraiata, come potete vedere nell'immagine seguente. Un'altra posizione è a palla di rugby. Dalla posizione classica, il bambino slitta verso l'altro seno. Il bambino è di fronte al seno con il corpo rannicchiato sotto al braccio della mamma, contro il suo fianco. I piedini sono rivolti verso la schiena della mamma, adagiando il bambino su di un cuscino. Le quattro dita vanno appoggiate al torace, sotto al seno, in modo che l'indice lo sostenga dal basso. Non troppo vicino al capezzolo ed il pollice venga a trovarsi sopra il seno. Questa posizione permette di variare la pressione di suzione che il bambino esercita in diverse aree del seno e ciò aiuta a prevenire le irritazioni. Questa è la posizione a palla di rugby, come potete vedere nell'immagine seguente. Man mano che andrai avanti con i mesi e il tuo bambino crescerà, l'allattamento al seno diverrà più semplice e allatterai in qualsiasi posizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.